Goletta dei Laghi, la campagna di Legambiente che si occupa del monitoraggio degli ecosistemi lacustri, ha fatto tappa al lago di Pergusa, recentemente al centro del dibattito per il suo quasi totale prosciugamento. Tra gli argomenti trattati ad Enna, quelli della siccità, della gestione delle risorse idriche e del cambiamento climatico. Il lago di Pergusa purtroppo è diventato l'emblema della siccità, non solo in Sicilia ma in Italia. Tra l'altro è l'unico lago naturale siciliano ed è un'importantissima zona umida, anche tappa di specie migratorie. Siamo qua per denunciare l'inazione climatica e l'urgenza di prendere misure contro il cambiamento climatico, ma anche per la migliore gestione delle risorse idriche in Sicilia. Legambiente sostiene da anni che dobbiamo invertire una rotta, che deve passare dalle fossili alle rinnovabili. Quindi vogliamo vedere più fotovoltaico, fatto bene, paleoliche e soprattutto una riduzione dei consumi elettrici. Intanto una cosa che è essenziale, che abbiamo ribadito più e più volte, tra l'altro anche in tempi non sospetti, quando l'acqua c'era, il lago di Pergusa va monitorato. Fino al 2015 aveva una rete di monitoraggio ambientale eccellente, dopodiché ovviamente per una serie di motivi di disattenzione, diciamo, perché poi non era una cosa costosa, si preferì dismettere questa rete. Non abbiamo più dati dal 2015 ad adesso. Per capirci, noi non sappiamo, per esempio, cosa succede quando piove all'acqua del lago, quanta ne arriva, in che tempi arriva, eccetera, eccetera. Ma non solo questo, non sappiamo quale sia il livello della falda. Quindi, da questo punto di vista, è un malato di cui vediamo l'agonia, ma non vediamo assolutamente se ha la febbre o meno, per dirle in maniera estremamente semplice. Dopodiché abbiamo un problema di gestione del bacino. Il bacino deve avere sempre i canaloni puliti. Qualcosa si è fatto, ma ancora la grande maggioranza delle cose è da farsi. Considerate che in questo momento molti dei canaloni sono addirittura ostruiti da rifiuti ingombranti. Non si è fatto assolutamente alcun ragionamento sulla necessità di cambiare il sistema fognante, che priva il lago di una buona quantità d'acqua bianca che dovrebbe naturalmente entrare verso il lago, quindi diminuisce ancora la quantità di acqua che potrebbe servire al lago quando piove. E non c'è più assolutamente alcuna attenzione circa la possibilità di ripensare questo territorio. Per capirci, noi di Legambiente continuiamo a dire che, ad esempio, l'autodromo, che ovviamente è sotto gli occhi di tutti, è una cosa che oramai non viene più considerata come era 30 anni fa, l'autodromo andrebbe sicuramente dismesso da questa zona, se serve, costruito altrove. Non so, questo non è un ragionamento che mi compete, ma certamente non può servire qua per far passare una moto ogni tanto per fare le prove. E bisogna restituire alla città, alla Sicilia tutta, quella che deve diventare, deve essere la più importante tappa verde della Sicilia stessa. Questo luogo è di fatto uno dei luoghi che ci ha regalato la natura come cittadinanza ennese, del quale noi dobbiamo assolutamente tener conto ed essere i custodi. Questo non l'abbiamo fatto.